Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Come avete potuto leggere dal titolo, è arrivato il mio turno di questo format fantastico che abbiamo creato con Shanti, Serena e Cindy, ovvero tre di noi sceglieranno insieme i vestiti per la quarta. Ma saranno dei vestiti che dovranno farlo uscire un po' dalla sua comfort zone. Questo perché tutti e quattro abbiamo dei vestiti comunque ben precisi e durante la live che abbiamo fatto con Serena ci è venuta in mente questa idea, ovvero perché appunto non decidere come si sarebbero vestite le altre in base ai nostri gusti. Grazie ragazze per essere venute qui oggi, che abbiamo una missione molto importante. Praticamente Fiore, quanto voi non ci crediate, una volta tornata a casa non avrà più vestiti. Gli hanno bruciati tutti. Esatto, e quindi tocca a noi rivestire la Chiara Fiore. Preparate i click, preparate i mouse. Io ci sono col mouse e sono già sull'home page. Ottimo! Ma se possiamo descrivere lo stile di Fiore, come lo descriveremmo in due parole? Vediamo un po'. Autunnale. Quei colori sicuramente, però comunque piuttosto sul casual, un po' anni 90. Romantica casual. Vero, vero. Tipo già Sì. quella gonnellina lì con la magliettina, ce la vedrei. Quindi dobbiamo un po' uscire da questo vibe. Cambiare il look. Ecco, un po' di neon, tipo. Non la vedo mai con certi tipi di colori. Ha detto che odia il blu, se non sbaglio, quindi prendiamone qualcosa di blu. Assolutamente armadio blu. Top! Wow! Questo non è suo, per niente. No, infatti. Preso. Un po' bambolona come lei. Sapete come vorrei vederla? Perché non l'ho mai vista. Con un abito lungo però stretto. Ci sta un maxi dress qualcosa? Sì? Stavo andando nella categoria prema man, ma mi sa che... No. Fiore, vuoi dirci qualcosa? Stai mandando segnali? Ecco, quello lì blu, lungo, perfetto. Vabbè, ma quello è proprio lei in realtà. Quello lì con i fiori. Cosa sono fiori? Quello è Rossi? carino, sì, anche quello, anche io avevo puntato quello. Secondo me il blu elettrico le starebbe bene con i tuoi colori. Non capisco perché lei lo sottovaluti. Fiore, è arrivato il momento di fare pace con il blu. Questo, raga! Un po' 90, un po' che non è per niente suo, però ci sta. No, infatti. È quello il Un bello. crop top? Esatto, bravissima. Stavo dicendo io No. questo con un bel crop top tipo acceso, non lo so. Oddio, quello trasparente con la retina. Lo stavo guardando anch'io. Questo qua? No, prima ce n'era uno colorato. Oh, eccolo lì. Questo? Sì. Quelli lì verdi con le fiamme. No. Wow! Questa è Lady Gaga, eh. Adoro, non la vedo per niente con questo occhiale. Esatto. Questo? Secondo me le potrebbe piacere. Quindi andiamo, insomma, nella sua fase più intima. Intimo e pigiama. Io la vedo anche con una roba così carina in raso. Sì, questo è molto carino. Magari qualcosa che lei normalmente non avrebbe il coraggio di comprarsi. Leopardato. Questo lo metterei anch'io. Ma di brutto. Vediamo qualche tuta. Tutte, vai. Bellissimo quello lilla. Ok, questo secondo me è molto bello. Sì, mi piace. Poi secondo me le sta bene questo colore. Bene, direi che ci siamo. Bene, raga. Non vedo l'ora. Ho ricevuto questo gigapacco. Cioè, in realtà lo ha ricevuto mio suocero, che molto preoccupato ci ha inviato a me e Michele una foto dicendo: Oh mio Dio, ho ricevuto queste cose. Quindi il pacco era stato già aperto da lui. Direi di iniziare subito a vedere che cosa hanno scelto per me le ragazze. Iniziamo con un cappello di paglia, mi sento già subito un po' anno di Hazen Witany. Non ho mai avuto un cappello di paglia, però in realtà l'ho sempre un po' desiderato. Bellissimo cappello. È davvero molto carino. Vabbè, dopo lo proverò bene. Secondo me, allora, questo cappello è da parte di Shanti, cioè sono sicura che me l'ha scelto Shanti. Ti sta benissimo, non vale. Piacentissimo. Sta benissimo. Poi, passiamo al prossimo. Dubbiosa. Vedo dalla busta degli occhi. Mi ricorda oddio, l'elefantino. Che carino, l'elefante. È un qualcosa con degli elefanti, ma sono. Questi sono dei mini shorts. Tipo, cos'è? Tipo un pigiamino? Sì. Ah, ci sono anche poi i pantaloni lunghi, la canottierina e poi il sopra che sono due pigiami diversi. E la fantasia ci sono elefantesse con la sciarpina rosa e poi questi elefanti
credo che abbiano tipo delle cuffie e degli occhiali. Non ho la più pallida idea di quale delle ragazze mi abbia mandato due set di pigiami con delle fanti. Davvero non ne ho idea. Io. Pigiama con gli elefanti. Sono molto curiosa di provare questi due pigiami adesso. Ah, c'era comunque anche l'elastico. Proverò anche l'elastico, ovviamente. Passiamo adesso al prossimo. Spero che non ci siano altri elefanti nascosti in questo pacco. Prossimo è una bustina piccola. Vediamo un po' cosa c'è dentro. Scioccata. Credo che questo... Come si mette quello? Bella domanda. Bello quel top. Anche quello l'ho scelto io, no? Sì, credo che sia un top. E secondo me questo me l'ha scelto Cindy. Non lo so, perché lo vedo un po' tecnico, un po' sportivo. E secondo me, cioè, c'è Cindy dietro. Poi magari in realtà sto sbagliando, tipo questo me l'ha regalato Shanti. Di sicuro ci sarà qualcosa con cui lo dovrò abbinare. Poi vedo qualcosa di azzurro. L'azzurro è un colore che non metto mai. Non ho niente di azzurro nell'armadio. Questo è tipo solo una t-shirt. Abbiamo una cinta, un nastro. Oh, questo modello è molto carino. Forse l'aveva scelto Serena. Questo... Shanti. No! Era mio quello. Secondo me, o Shanti o Serena. Questo forse mi viene subito da pensare che lo potrei effettivamente abbinare con il cappello, quindi le Shanti vibes aumentano. Poi ci sono ancora un sacco di cose. No! Delle scarpe! Io adoro le scarpe. Sono molto carine, sono delle zeppe. Le scarpe non me le ricordo. Non metto mai le zeppe perché sono alta 1,72 m e con le zeppe di solito tipo divento 1,80 m. Ma queste così con la corda, il cinturino e la parte davanti in tela mi piacciono veramente moltissimo. Sono contenta perché appunto rientra assolutamente nei miei gusti, però è un qualcosa che effettivamente non avrei mai comprato io. Quindi vediamo poi anche queste. Spero che mi stiano perché il numero è giusto. Ci sono degli occhiali da sole. No, vabbè. Ragazze, grazie. Io stavo cercando questo esatto, preciso modello di occhiali da tantissimo. Mi avete fatto un super regalo. Ah, come sta bene. Bellissimi. Infatti le stanno bene. Che diva. Mi piacciono tantissimo, sembrano, non so, una ricca ragazza americana un po' annoiata. Annoiata e ricca. Mi piacciono da morire, sono stupendi. Bene, contenta che ti siano piaciuti, vai! Non so chi me li abbia regalati, ma chiunque di voi sia stata, ragazze, grazie. Che sono veramente stupendi. Ci sono ancora cose! Oh, sono degli orecchini a forma di orsetti gommosi. Che fame con gli orsetti! Ho ricevuto un marsupio olografico. Allora, non so se si noterà, però la fantasia di questo marsupio olografico è pitonata. Questo marsupio è talmente tanto sceno che fa il giro del mondo e diventa fighissimo. Vi prego, guardatelo. Ok, questo secondo me è Cindy. Oh, questi sono fighissimi. Faccio fatica a immaginare Fiori con questi pantaloni. Sono fighissimi, ragazze. Allora, sono dei jeans con l'elastico in fondo, sono, credo che come fit siano dei mom, hanno un lavaggio che mi piace veramente moltissimo e poi sono piene di scritte fluo super anni 90. Ah, le piacciono, le piacciono i moms, tutti disegnati. Vedo che questo vada ovviamente con marsupio olografico, top bianco. E potrebbero starci molto bene anche gli occhiali. Gli occhiali in realtà si possono abbinare un po' tutto. Anche i pigiami ovviamente. Allora, i pantaloni mi piacciono molto. Cioè, questo outfit è veramente molto figo. È un qualcosa che io non avrei mai comprato, però è un qualcosa che potrei assolutamente mettere perché mi piace moltissimo cambiare stile. Prossimo è una borsa in ecopelle, ovviamente sempre fantasia pitone, e mi piace molto. E immagino debba andare con quest'ultimo vestito, che è un super vestito, un super spacco profondo, mi sento un po' Ada Wong. Questo effettivamente con la clutch ci sta molto, mi piace. Bene, direi che adesso è giunto il momento di provare tutti quanti i look e spero di riuscire poi a coordinarli giusti. Wow, Fiore, mamma mia, uno spacco altissimo, wow!
Ma che bella! Vabbè, non è giusto. Raga, io chiudo. Raga, ma che fisico c'ha Fiore? Ma lo nasconde questo fisichino. Ma guarda lì. Le volete? Perché ne sta grande. Inaspettatamente questo look mi piace molto. È un qualcosa che effettivamente non avrei mai scelto perché è un po' femme fatale e non mi ci sento molto. Però mi piace moltissimo, di sicuro lo farò stringere così lo potrò indossare. Mi piace moltissimo anche la borsa da abbinare. E quindi secondo me questo l'ho scelto Serena. Poi magari sto sbagliando, però secondo me questo l'ho scelto Serena. Però guardala in versione sportiva come sta bene. Oh, ma che figa, dai, questa è proprio direttamente fuori da un video delle Spice Girls. Ma a Fiore dona qualsiasi cosa, è veramente ingiusto. Questo non è minimamente nel mio stile, però mi sono divertita tantissimo a indossarlo. Sto tenendo il marsupio così perché la maglia e il top mi va un po' grande, almeno così maschera un po'. Anche i pantaloni li ho dovuti riprendere un pochino qua sulla cintura. Però alla fine il fit dei jeans mi piace. Non mi dispiace questo look. E questo penso che sia opera di Cindy, se non sbaglio. Vabbè, con quello azzurro e il cappello sei un sogno, è perfetto, è perfetto. C'è niente da fare, è lei, bellissima. Oh, questo è il mio, dai, guardate che carina, ma le sta benissimo l'azzurro, oddio, guardatelo, sembra uscito fuori da un film dello studio Ghibli. Senza alcun ombra di dubbio, questo look è stato scelto da Shanti, che proprio grida Shanti da ogni fibra. No! 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 Il modello dell'abito mi piace moltissimo perché mette in risalto le clavicole e le spalle, che mi piacciono molto. Il nastro in vita mi permette di avere il vestito precisamente della mia taglia senza dover mettere le mollette dietro. Il colore non l'avrei detto, ma non mi dispiace per niente, cioè io detesto l'azzurro, però questa tonalità mi piace e mi piace anche come mi sta. Sì, mi piace davvero moltissimo, cioè, mi ci vedo l'estate prossima in primavera a Maratea sulla spiaggia così. Super approvato, mi piace davvero molto. Oh mio Dio, che carino il pigiama con la cuffietta! Fior, devi usare più verdi e blu. Ma che cosa? Sono degli elefanti. Sì, vedi, questa è una sciarpina rosa, invece questi qua sono degli occhiali. Ma bravo, sono carini. Terribili. Questo modello di pigiama coordinato è davvero molto carino e molto comodo. Non ho niente del genere nell'armadio, quindi è una novità per me, ma una novità molto 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 apprezzata. Questo non so chi me l'abbia mandato. Chissà, forse l'hanno scelto tutte e tre insieme. E siamo arrivati alla fine di questo video. Qual è il look che vi è piaciuto di più? A me sono piaciuti davvero tutti quanti, anche i pigiami con gli elefanti con gli occhiali. La prossima puntata del nostro format Ma come ti vesto vedrà Shanti come protagonista, quindi non perdetevi anche il suo episodio. Qui sotto in descrizione vi lascio i link degli episodi di Cindy e quello di Serena, così potete andare a recuperare anche loro. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!